Ciao, stai lì sopra. Ti porto su, eh? Vai. Ce la fa, eh? Sì. Calcoli, non sto facendo niente. Piano. Perfetto. Ecco Carlo in carriola. Chiaramente l'utilizzo principale di questa carriola è trasportare me, ma la usiamo anche per trasportare i quintali di legna che ogni anno tagliamo nella nostra campagna. E non so voi, ma non mi aspettavo che la tecnologia a batteria fosse arrivata a questo punto. Questa carriola con una singola batteria riesce a durare 5 ore e trasporta dei carichi pesantissimi e ci permette di lavorare più in fretta e più in sicurezza senza il rischio di distruggerci la schiena portando avanti e indietro dei tronchi. Tu me l'hai mandato al massimo. Tornando ad argomenti fotografici, invece ho realizzato un nuovo episodio del corso di fotografia. Questa volta parlo del libro Comprendere le esposizioni di Brian Peterson. Anche se mi richiede un po' più di tempo ogni volta, mi piace tenere lo studio fotografico sempre vuoto, così lo posso utilizzare anche per altre cose. Quando devo fare un video di fotografia, allestisco il set per l'occasione. Dopo aver registrato la parte video della lezione, mi sono dedicato anche alle fotografie del libro per scrivere l'articolo su player2.com. L'illuminazione in questo caso è molto semplice, una softbox alla mia destra 60x90 cm e un pannello riflettente alla mia sinistra, e la softbox è dietro di me, in questa maniera il riflesso della luce non va a finire sul libro e quando scatto le fotografie vengono senza un riflesso eccessivo, con una buona luce morbida. Per questo tipo di articoli e per questo tipo di lezioni scatto vari dettagli che mi possono servire sia per la copertina sia come presentazione, anche quando condivido la fotografia sui vari social network per pubblicizzare il nuovo video. È già arrivata da una settimana, ma soltanto oggi trovo il tempo di registrare un video mentre riapro la mia TL70 della Mint, che finalmente è tornata da Hong Kong, dove l'avevo mandata per far riparare il sistema di messa a fuoco. La cosa bella è che avevo mandato una scatola assolutamente anonima, invece adesso è tornata con la scatola ufficiale della Mint. Ah, e qui c'è una fotografia, che è la fotografia che hanno scattato probabilmente utilizzando la TL70, e rispetto a quelle che ho fatto io vedo che la messa a fuoco mi sembra questa volta che sia giusta, ma la proveremo dal vivo. Ed eccola qui così. Oh, e tra l'altro la scatola è esattamente quella che avevo mandato io, perché vedo gli angoli che avevo rincollato con la colla vinilica. E vediamo un po' in che condizioni è. Vedo che la parte questa di finto cuoio è leggermente rialzata, quindi si percepisce. Qui c'era un bordino che appena aperto ho visto che era un po' alzato, quindi si percepisce che hanno staccato questa parte. Comunque l'unico modo che ho adesso per controllare effettivamente che funzioni tutto quanto è mettere nei prossimi giorni una cartuccia e provare la messa a fuoco, perché il problema che avevo non era nel mirino, il problema era che nel momento in cui scattavo le fotografie venivano sfocate rispetto a quello che avevo visto nel mirino. Spero proprio che l'hanno riparata, perché penso che mi divertirò tantissimo con questa macchina fotografica istantanea, e appena prendo più dimestichezza chiaramente preparerò anche una recensione completa da pubblicare qui su Player 2 Lighting. Con la lineetta gialla là, quindi metti così. Prima il sedere, così, sì. Quindi fino giù, ok, e chiudi. E spingi questo tasto. Questo? Mm-hmm. Un po' come quei canali di fotografia americani che vanno a fare le sfide di street photography in giro per New York, noi con Claudia siamo andati in giro per Roma, lei con la Instax Mini 11, io con la Instant Flex TL70. Dopo aver scattato una cartuccia di altre 10 fotografie istantanee, questa volta vi posso dire con certezza che la macchina fotografica, la Instaflex TL70, è completamente riparata e la messa a fuoco funziona alla perfezione. Durante questa breve uscita ci siamo divertiti tantissimo, e vi consiglio, se avete amici o parenti che hanno un po' di passione per la fotografia, di organizzare questo tipo di mini escursioni, perché è divertentissimo vedere dagli stessi luoghi che fotografie diverse riescono a uscire.
Ora che la TL70 finalmente funziona come si deve, non mi resta che riempire questo album di fotografie istantanee per prendere dimestichezza con la macchina fotografica e poter realizzare una recensione completa. Mi scuso in anticipo perché questa recensione potrebbe farvi venire il pallino per la fotografia istantanea, visto che è una cosa che a me piace tantissimo, ma vedrò bene di consigliarvi anche altri modelli non così costosi se volete iniziare l'hobby della fotografia anche sotto questo aspetto, utilizzando possibilmente le Instax Mini, che sono il formato più economico per quanto riguarda le istantanee. Ma prima di arrivare a questo video, probabilmente pubblicherò una delle lezioni su questi tre libri che mi sono arrivati, e finalmente sono libri che anche io non ho mai letto, quindi non sono solamente un ripasso per me, ma sono qualcosa di nuovo. Comincerò con Fotografare il paesaggio di Scott Kelby e seguirò con Dal tramonto all'alba di Glenn Randall, che è un autore che non conosco, e infine c'è questo libro di Nick Fancher che si chiama Chroma. Nick Fancher è un fotografo che conoscevo già e lavora con i flash, facendo principalmente ritratti molto saturi e con colori molto accesi e vivi. Sono un po' delle immagini fantascientifiche, e queste tecniche che spiega Nick Fancher, tra l'altro, non sono applicabili soltanto alla ritrattistica, ma io spesso li uso anche per la fotografia di prodotti, per creare delle immagini un po' più strane, che sono un po' come un pugno all'occhio come quantità di colori e contrasti. Parlando di libri, ho impacchettato e sono pronti per sparire e per partire i due pacchetti per Raffaele e Tobia, che sono i vincitori di una copia gratuita di Comprendere l'esposizione, che è il libro di cui abbiamo parlato nell'ultima lezione del corso di fotografia. Spero di ripetere l'iniziativa anche per questi tre libri, visto che è sempre divertente organizzare concorsi e giveaway di materiale per gli utenti del corso di fotografia. Per questo vlog è tutto, soprattutto perché devo andare a riparare il mio 100 mm macro, a cui si era rotto questo anellino esterno, non so come, ma ho scoperto che è possibile ordinare direttamente dalla Canon i pezzi di ricambio, quindi se sapete come mettere le mani sul vostro obiettivo e sapete quale pezzo vi manca, c'è questa alternativa, visto che è molto più economica. Questo anellino, anche se è un po' costoso, l'ho pagato solamente 15 euro rispetto che mandare l'obiettivo in riparazione e sicuramente spendere molto di più. La riparazione è stata più semplice di quello che pensassi. Credevo che l'anello bisognava svitarlo con qualche strumento, ma in realtà, visto che era rotto, è stato facile tirarlo fuori con il cacciavite. E non era una riparazione così urgente come pensavo. Infatti, quando l'ho aperto, ho visto che in realtà questo pezzo copre soltanto una parte interna dell'obiettivo, ma non regge niente a livello strutturale. Quindi ho approfittato per dare una bella pulita alla lente esterna e poi procedere a chiudere la riparazione. Una cosa divertente è che il centro di riparazioni, quando ho scritto per ordinare questo pezzo, mi ha chiesto il mio codice IBAN e anche una busta paga. Io gli ho risposto: ma com'è possibile? Come mi sembra un po' esagerato per 15 euro di anello di plastica chiedere addirittura la busta paga. E infatti non gli serviva, era soltanto un errore di chi aveva mandato la mail, perché aveva messo le istruzioni per i finanziamenti. Il pezzo sostitutivo, come vedete, l'ho messo soltanto appoggiando e poi, passando con il dito, ho fatto agganciare le tre linguette. Probabilmente il modo migliore per fare questa riparazione è mettere anche un qualche tipo di adesivo sull'anello nella parte interna, però non me la voglio rischiare, sono contento del risultato. Grazie per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo.